accontentare la legione di appassionati di storia dell'arte che chiede a gran voce, e noi non siamo insensibili al grido di dolore, il professor Oscar Guido Orso Maria Spruzzo, docente di storia. Ma me la faccia dire, per cortesia, ma cosa le costa? Le mie docenze, queste cattedre conquistate a costo di anni e anni, curvo, chino, sui codici, sui libri. Mi faccia mettere perché non me lo vuol far dire? No, io adesso gliela faccio dire. Guardi, professore, mi faccia mettere come Lilli Gruber, così la guardo meglio, gli spiego. Professore, avanti. Oscar Guido Orso Maria Spruzzo. Mi do dei soldi, fagliela dire. Docentoria d'arte alla Anormale di Pisa. Docente di storia della pittura rupestre, docente di storia della pittura murale, docente di storia della pittura lavabile e a rullo, e mi trema la voce nel dirlo, docente di storia dell'arte della pittura a fresco, a caldo e a tiepolo. Grazie Ventriglia, grazie Mirabella, ecco. Questo è stato un atto doveroso di rispetto nei miei confronti, di fronte al quale io mi inchino, la ringrazio, ci sono voluti 3 mesi, ma finalmente me l'ha fatta dire tutta. Mirabella, faccia qualcosa. Ventriglia, lo svegli, Mirabella. Sono qui. Si svegli. Sono qui, scusi. Mi tira addosso i cavatappi, professore. Oh, io lo so che lei di fronte alla cultura ha dei cedimenti di nuca, spesso lei di fronte alla cultura va giù di testa, come si addormenta, va giù, ha dei cedimenti delle cervicali, va giù di nuca. Orbene, ordunque, su via, allora, per Vinci e per Bacco. Dunque, abbiamo detto. Io devo dire che ho ricevuto quintalate di posta. E devo dire, ne sono fiero e orgoglioso. Non per me, che nulla valgo, cenere sono e cenere tornerò. Professore! Ma per la storia dell'arte. Quella conta. Dell'arte, che poi, specialmente in questo paese, vero, tante conosce naturalmente lei Argan. Come fa? Scusi, su Argan? Ha visto che pubblica a dispensa su Corriere della Sera? Caro vecchio Argan. Caro vecchio Argan. Tanti saluti, caro vecchio Argan, se mi stai ascoltando. Come dice? Caro vecchio Argan. Che cos'è? Compagni di corso. Ah! Compagni di corso, abbiamo fatto il corso su e più volte il corso insieme, su e giù per anni. Su e giù, delle vasche. Senta, professore, la gente chiede di riascoltare dall'inizio. Ab ovo, la storia del grande pittore. Non basterebbe una vita. No. Non basterebbe una vita. Allora io penso che sarebbe più opportuno per brevi cenni. Perché molta gente ha perso le prime puntate dell'Italia Magazzino. Allora. Ecco, quindi vuole sapere dall'inizio una specie di una replica. Giovan Battista Grana, ecco. Detto il Parmigiano, abbiamo detto nasce in un anno indefinito. Vabbè. Poco se ne sa. Non si hanno notizie certe, una contezza certa della sua nascita. Il Vasari lo colloca, grosso modo, nel a cavallo 500. Tra il 200 e il 400. Ah, non nasce nel 500? No. Vabbè. Sarebbe stato scomodissimo nascere nel 500. Vabbè, nasce a Culatello, un piccolo borgo in pressi di Parma. Il padre faceva l'oste in una... bottega, una cantina. No, non era propriamente una bottega, ma era una trattoria dove c'erano i cavalli di posta, i postiglioni si fermavano lì. Dal postiglione, sì, mi pare, a Culatello. Il padre lo punzecchiava spesso. Dove? L'aveva posto ai fornelli fin da fanciullo, da infante, venne posto per dare una mano in casa, e spesso lo punzecchiava con un osso di prosciutto per tastarne la maturità. Lo incitava in questo. Ancora non si chiamava il Parmigiano, Parmigiano lo si chiamò dopo. Adesso era quando divenne famoso. Adesso era il piccolo Grana, il Grana giovane. Grana il giovane. Il Grana il giovane. Lo punzecchiava con l'osso di prosciutto dicendo: maturati in fretta. Perché ti devo. No, perché la famiglia ha bisogno di te. Certo. Il Grana tra i fornelli cominciò fin da fanciullo a pastrocchiare lì con tutti i prodotti a disposizione, un po' di peperoncino, un po' di preparava il rosso del pomodoro, il tuorlo d'uovo, il bianco del latte, della farina e insomma combinava dei colori. Un bel giorno la folgorazione Si trovò a passare il Brunello di Montalcino. Un pittore forte, di gradazione alta. Che lasciò dei cartoni. Beati loro. Che lasciò svariati cartoni. Non siamo riusciti a venire. Preparatori. Il giovane Grana si è fatto assaggia per un momento cosa può essere la grandezza del Brunello. E gli piace. Decide di mollare baracca e burattini e decide di seguire il Brunello sulle strade dell'arte iconica. Iconica. E lo segue, lo raggiunge a Montalcino, dove ha con lui alcuni anni di sodalizio artistico e via dicendo.
Possiamo passare poi, vogliamo ricordare brevemente l'ultima cena. Sì, ricordiamo questi quadri perché nella fantasia della gente sono rimasti impressi. Mentre nella cappella del Putto in Chianti, fianco a fianco col Brunello di Montalcino, dipingeva l'ultima cena, a cavallo appunto tra il 1435 e 1435, cosa meno. Questa collaborazione fu quanto mai alta e sublime, creatrice di un capolavoro enorme. Ecco, inventarono la tecnica della spolverata di parmigiano. Ah, come facevano? Cioè, facevano alternare quattro mani, una spolverata del parmigiano che preparava lo spolvero della fresca e un colpo di Montalcino. Tu, parmigiano e Montalcino. Mentre sono andate avanti tutta la notte. No, stavano preparando questa base, questa colletta per l'ultima cena. La colletta. Intanto avevano già cominciato ad affrescare alcune parti. Un ormai ebro di colore. Lo credo, ebro di Brunello. Una sera, come dice il Vasari, rivolto forse all'effigie che Brunello stava dipingendo a sinistra, in fondo della tavola, lui, ebro di colore, guardò, sgranò gli occhi e disse: "Porco Giuda!" Come colpito dall'immagine improvvisa. Era un'esclamazione. Tanto era ficcante e penetrante l'immagine del Giuda. Dice: "Porco Giuda!" Il Brunello di Montalcino stava terminando in quel momento. Così. "Porco Giuda!" Come ebro di colore, strapiombò da 15 metri. Traditor fu il fulgor del rosso di Brunello, dice il Vasari. Perché ne aveva gustato troppo, se vogliamo. Ecco. E probabilmente lì si rompe il sodalizio a causa di una noiosissima frattura all'occipite. Si rompe il sodalizio perché lui... Si viene ricoverato in miseria. Quello fu l'inizio di un lungo periodo buio. Di riflessione. Ecco, ma il paro... Per ben quattro anni, tra il 1436 e il 1439. Tra il 36 e il 39. Sono tre, comunque vabbè. O il 38. A due. Se ne andò vagando in cerca di lavoro. Povero. E allora partecipò al concorso delle formelle del battistero di Santa Caramella, presentando la formella intitolata Le Quattro Stagioni, si ricorda, ne parlammo. Sì, le famose formelle Le Quattro Stagioni con Carciofini. No. Ma che cosa dice Le Quattro Stagioni? Carciofini. Che è una tradizione tutta, uova, se vogliamo, tardo medievale. Olive e prosciutto. L'uomo al lavoro nei campi. Ah, io pensavo... La cadenzatura annuale del ritmo della seminagione, del raccolto, dell'inverno e via dicendo. Vogliamo fare una pausa, professore? Purtroppo viene battuto proprio dalla splendida formella dell'Angelico. Che cosa aveva dipinto? La Margherita. Ah, la vecchia, cara. La Margherita batte le quattro stagioni. Allora dice il Vasari, si sostiene, questa è una leggenda forse, che da allora l'Angelico fu denominato beato, perché quando vinse con la sua formella della ci Margherita, fu qualcuno che disse beato Angelico. Il parmigiano esordì dicendo beato Angelico, ed allora restò questa. Senta, ma erano a taglio oppure, cioè, proprio alle tonde le formelle? Mirabella, tra lei e la cultura esiste uno iato insanabile. No, ma io sento Margherita. A me... Un fossato incolmabile. C'era anche quella bianca, tutta bianca. Dopodiché si ritira ovviamente avvilito e senza lavoro nella cappella porcina nella pieve di Monte Rognone. Lì, sì, nella solitudine del ritiro monacale concepisce i due grandi affreschi che si possono ancora ammirare nelle due lunette sotto le volte a volta nel transetto, nel trombetto, nel strambotto. Il dittico, professore, quando lo fa? Qui. Nella pieve di Monte Rognone, lo raggiunge a cavallo tra il 1435 e il 1434. Tex Willer arrivò proprio a cavallo. A ritroso Pierluigi della Robbia, detto Robbiolino. Ah, ecco, l'avevo dimenticato, sì. Zio minore di Pier Francesco, cugino di Luca, Marco, Gerolamo, Giovanni, figlio di Andrea, nipote di Lucone, detto il Robbiolone. Lucone bene. Il Robbiolino aveva inteso parlare del parmigiano, era curioso di assaporarne l'arte e lo trova lì stanco, avvilito, perché? Quasi ammuffito, perché è privo di lavoro. Allora il Robbiolino lo rinfranca e gli propone di lavorare assieme nella creazione di uno dei più grandi capolavori dell'arte del secondo 400, il grande dittico dell'Assunzione, si ricorda? Ne parlammo. L'Assunzione e l'Assunzione, allora... Nella cappella della casa dei medici dei pazzi, il Robbiolino pone mano alla pala di destra, rappresentante l'Assunzione. Questo dittico, un enorme... Un enorme paro di pale. Ecco, se non il Robbiolino lavora all'enorme pala di sinistra. Più grande, dico. Più grande. E vi dipinge, vi tratteggia l'Assunzione. Devo dire, un alto e sommo capolavoro. Ma il parmigiano mette mano alla pala di destra, è lì. Dove riporta tutta la sua triste esperienza degli ultimi anni di mancanza di lavoro, e a fianco all'Assunzione esegue il licenziamento, che è un dramma tremendo. Una pala indimenticabile. Il licenziamento è proprio dittico. Il cui sereno edonismo e autentica umanità si fonde nella tensione artistica volta a esprimere
La disoccupazione. La il dramma della disoccupazione. Me lo ricordavo la pala di destra, sì, una gran pala. Ecco. Dunque abbiamo quindi parlato della gioventù a culatello, la partenza per Montalcino, l'ultima cena. Ma ce lo descriva questo culatello? Culatello è un borgo, ahimè, Culatello ormai è inglobato nella periferia di Parma. Ah, peccato. Non esiste più niente, tranne che una casa sulla quale esiste una lapide messa qui a mie spese. Ah, lei si è occupato di questo? Modestamente. Ah, ho capito, un convegno di restaurato un muro. Uno sì. Non spendere troppo, mi raccomando. Vabbè, e torniamo al parmigiano. Dunque, quindi dopo l'esperienza con il Robiolino ricomincia a lavorare rinfrancato dal grosso successo avuto dal dittico dell'assunzione e del licenziamento. E conosce Agnolo di Cosimo, detto il Branzino. Ah già, me l'ero dimenticato. Si ricorda, parlammo anche di questo. Ora stiamo andando via un po' a dispense, voglio dire. Ma questo vuole la gente. La storia del parmigiano. Poi parmigiano messo così metaforicamente nella dispensa. Ecco, cioè praticamente La storia del parmigiano nella dispensa. Perché sta meglio lì avvolto in un bel panno. Ecco, volevo dire, ma il branzino, qual è la morte del branzino? Dunque, parallelamente alla conoscenza col branzino, viene chiamato a Roma da Giovan Giulio Andreotto, futuro poi Giulio X, per gli affreschi di Palazzo Madama. Sì, Madama la Marchesa. In un'osteria romana conosce Sandro Filippetto, detto il Botticella. Il Botticella. Da non confondere con... No, così detto era il soprannome perché lui esordì pittando le botticelle, che sono le tipiche carrozzelle romane. Ecco lui il faceva Botticella. queste affrescacce. Da allora le fe direttamente... Sulle botticelle, per cui veniva soprannominato nelle trattorie Ersor Botticella, con tipico lessico romano. Con Sandro Filippetto, detto Pippetto, il Botticella... Vuole una pausa? Eseguì con lui la Madonna col Bambinello e San Giovannino, poi visto il grosso successo continuò con la Madonna col Bambinello e San Pietrino, la Madonna col Bambinello e San Luchino, la Madonna col Bambinello e San Matteuccio e via. Tutti santi. Ma con lui mette a frutto tutta la conoscenza acquisita dalla frequentazione con il Branzino, con cui già aveva fatto la pescatora, si ricorda? Con il Branzino è ottimo. Certo. Perché certo. Tu fai con le cozze, come si fa? Cioè si mette il Branzino... La pescatora con le cozze. È un ritratto famoso che ha fatto a quattro mani con il Branzino. Ecco, mette questa sua conoscenza a disposizione del Botticella per raggiungere uno dei momenti topici della sua esperienza iconica, che è la nascita di Venere dalla cozza. Ecco, lì vedete questa enorme cozza gratinata. Le cose a Bari le chiamano raganate. Specie nella nascita di Venere, se uno va a controllare con accuratezza, dopo anni e anni di studio, posso dirlo con certezza, nella nascita di Venere, l'enorme cozza giacente sotto i piedi di Venere è opera dell'insigne maestro Giovan Battista Grana, detto il Parmigiano, che pose mano anche alle piccole foglie di basilico che si vedono galleggiare nella broda. Quindi Venere nasce su una cozza dalla broda. E anche di prezzemolo, si vede abbondante prezzemolo nella broda. Lei ha presente la Venere del Botticella? Le cozze raganate. Perfetto. Le ho dato il tempo di schiarirsi la voce, a ricattare un attimo, ritorniamo. Ritorniamo con lei. Vorrei che la mia operazione oggi fosse esaustiva. Oggi è stato esaustivo ed esauriente. Per ricapitolare brevemente, per arrivare al punto dove siamo arrivati con il nostro excursus. Dunque, dopo il Botticella, col quale tra l'altro imposta anche quello stupendo dittico delle previsioni del Tempio, in cui si vede il bambinello al Tempio, in mezzo attorniato dai saggi che gli fanno le domande, lui fa le previsioni. Cioè, domani... cosa dice le previsioni del Tempio? Ma cosa mi fa dire? No? Le previsioni nel Tempio! Io ho capito, le previsioni del Tempio, c'è Nebbia in Valpadana, Mari Mossi... Gesù al Tempio che fa le previsioni del futuro! Il futuro dell'umanità! Avevo capito il tempo, il clima... Mirabella, tra lei e la cultura esiste un fossato incolmabile! Ho capito, mi scusi professore, è stato un attimo di lapsus... Prego? Di lapsus, scusi, mi è venuto... Dunque, siamo ormai arrivati ai giorni nostri. A 1400, ma sarà il 70, insomma. E qui c'è un altro incontro formidabile nella storia della vita del Grana, l'incontro con il Carpaccio. Come lo preparava? Il Carpaccio, Vittorio Carpaccio, 1460-1526, Venezia, pittore di vasta e complessa cultura... Mm-hmm. Non circoscritta all'arte lagunare. No, anzi si sposta. E ad Antonello da Messina, un amico suo. Ma estesa anche a modelli
fiamminghi, come ebbi mamma Moda, si ricorda, ecco. Ne parlammo, la celebre fiamminga di Carpaccio, certo, un po', nella non sala ricorda. Del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale. Dove il grana mise delle sue scaglie. Esattamente, difatti il Carpaccio è inventore della tecnica a crudo. Sì, con le schegge. Che il giovane grana perfezionò nella sua celebre opera Ritratto di Albese con Carciofi. Okay. Donna di Alba. Bene, professore, lei è stato molto chiaro. Venderemo a dispense il suo parmigiano, a tocchi, come dire, e presto farà la concorrenza anche a Sgarbi. Qua, vogliamo finire? No! Non mi tiri la penna! Perché pronuncia quel nome? Vabbè, ma scusi, era andato tutto bene fino a questo momento. Quel bambacione, sellerone, fralloccone, capacchione. Perché abbiamo finito, professore. Se lei non ficca il dito puntuto nella piaga, non è contento. Grazie a tutti, grazie a professor Strunzo.